Cavalieri di Sant'Ulderico, condotti da Osvaldo Andorno, capocarro Alessandro Pittana, una bella pariglia con dei Gelder Sauri, i finimenti sono di Inglesi di Moirano Sellai, un carro realizzato interamente a mano, dipinto su laminato plastico levigato a mano, e le sponde rappresentano, partendo da destra, un continuum logico di momenti focali precedenti la battaglia. Sulla destra viene raffigurato il tiranno in attesa dell'arrivo delle sue armate, sulla sponda sinistra, mentre nella sponda posteriore, in primo piano, viene raffigurato l'androne principale, recante sullo sfondo lo stemma araldico. Le difese su misura rispecchiano fedelmente quelle usate dall'esercito in marcia verso il castello raffigurato sulla sponda sinistra del carro.